Salve a tutti, sono Alessandro Zecchi, uno studente della Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze e in mia compagnia c'è la dottoressa Giorgia Magno, che ringrazio per aver accettato l'invito e per la disponibilità. Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie dell'opportunità. Io lavoro come General Counsel della società Baker Hughes, in particolare del gruppo Turbo Macinery. General Counsel è un titolo un po' esotico di origine statunitense che significa di fatto il direttore degli affari legali, il capo dell'ufficio legale di questa società. Si chiama General Counsel proprio perché in inglese vuol dire, diciamo, consulente generale o generalistico. E quindi il mio ruolo, appunto, come è indicato da questo titolo, è di supportare la società in tutte le questioni giuridiche che possono, insomma, sorgere. La nostra società, che per insomma, chi abita a Firenze o in zona, è una città molto grande, ha il quarter generale a Firenze, ma è parte di un gruppo molto grande, ma diciamo, il gruppo Turbo Machinery in sé, che appunto io supporto, è un gruppo che produce macchine e fa servizi per la produzione e l'estrazione di gas, petrolio e anche di altre fonti energetiche, e da solo il nuovo Pignone, che è il cuore di questa società, rappresenta 1,5% delle esportazioni italiane. Quindi è una società davvero molto grande, un grande onore per Firenze, e nel mio ruolo di legale di questa grande società, diciamo, io mi occupo di tutto, da questioni di diritto del lavoro, di antitrust, commerciali, perché ovviamente vendiamo e compriamo, protezione della nostra proprietà industriale, sia quindi di tecnologia, brevetti, ma anche per quanto riguarda la tecnologia digitale, e poi la gestione della sicurezza sul lavoro, della privacy, e l'aspetto anche sicuramente interessante è quello molto strategico di eventuali fusioni, acquisizioni, joint venture, penetrazione in nuovi mercati. E ho un gruppo di avvocati con cui lavoro, insomma, che fa parte del team, e in genere ho sia altre persone generalist nel team, sia specialisti come appunto di contenzioso piuttosto che di proprietà intellettuale e così via. Quindi in genere le grandi società sono organizzate così, con un gruppo di generalisti e a capo appunto il General Counsel, più un gruppo di specialist che supportano in materie specifiche, appunto la compliance o l'antitrust. Perfetto, è stata completa, direi. E quindi perché ha scelto la scuola di giurisprudenza, insomma, per seguire questo obiettivo? Ma io, diciamo, la mia storia è un po' particolare perché io mi sono iscritta ormai tanto tempo fa ad economia. E quindi ho fatto il primo anno di economia e ho fatto, quindi, insomma, tutti gli esami del primo anno di economia che, insomma, almeno quando la facevo io, era molto più vario come corso di studi perché, cioè, insomma, almeno io ho fatto sia materie quantitative come matematica, sia diritti sia poi materie tipo economia aziendale, insomma, più teoriche. E io di queste le sei materie che ricordo, diciamo, i due diritti che furono pubblico e privato, mi piacquero tantissimo, quindi per me è stata una sorta di passione nata, diciamo, nella pratica, e quindi ho deciso di trasferirmi a giurisprudenza perché appunto avevo trovato interessantissimi i temi toccati da entrambi i diritti, privato e pubblico. Quindi non è mai troppo tardi, ecco, per cambiare No, eventualmente, decidere di assolutamente. intraprendere questi studi. E poi le dovrei chiedere che cosa rappresenta per lei il diritto, una domanda molto, molto delicata, adesso rispondo un po' come se la sente. Ma guardi, ovviamente ci sono persone, studiosi, filosofi che nei secoli hanno provato a dare una risposta molto più, diciamo, sicuramente interessante, completa e analitica della mia. Io la metterò sul piano pratico, perché poi in genere gestisco questioni pratiche, un approccio pratico. Che ci piaccia o meno, il diritto regola e impatta ogni aspetto della nostra vita, e soprattutto dal punto di vista aziendale, quello che io gestisco, non c'è nulla che non richieda a un certo punto la telefonata al legale interno e esterno. Quindi, diciamo, per chi ama l'aspetto, diciamo, insomma, lavorare in una società, piuttosto
quindi insomma, in un business sicuramente il ruolo del legale è di, noi nella società lo chiamiamo enabling function, una società americana, quindi è tutto in inglese, però una funzione che rende possibili certe cose. Quindi di fatto passare dall'ufficio legale per verificare che cose si possono fare, come farle nel modo migliore, massimizzando profitti, minimizzando i rischi, diciamo, riducendo i tempi. E di fatto è necessario il ruolo del legale in questo, secondo me, è interessantissimo perché diciamo, chi fa bene il legale, fa bene l'avvocato interno o esterno, diventa parte fondamentale della strategia dell'azienda. Ma questo anche per chi, insomma, volesse occuparsi di cose, diciamo, di questioni non aziendali, diciamo di diritto di famiglia piuttosto che di diritto costituzionale, chi vuole fare il giudice. Diciamo, il diritto tocca ogni aspetto della nostra vita e può essere uno strumento di appunto enablement, quindi di facilitazione, o uno strumento di, diciamo, invece di mero fastidio, di burocrazia, ma dipende veramente da come gli avvocati e i giuristi fanno gli avvocati e i giuristi. Quindi in chiusura, diciamo, le chiederei perché uno studente delle scuole superiori dovrebbe scegliere la scuola di giurisprudenza, anche se un po' ce l'ha già detto con la risposta precedente. Secondo me la cosa più, innanzitutto è una materia molto interessante che non, insomma, è sempre stata interessante, tant'è che il curriculum, no, giuridico è uno dei più antichi era all'origine il curriculum base da cui poi nascevano tutta una serie di materie, ma insomma sapere, comprendere, interpretare il diritto è sempre stato considerato essenziale in una formazione superiore. E quindi è un tema che continua a appassionare in tutte le parti del mondo. Oggi con tutte le nuove tecnologie, insomma, anche questa intervista che stiamo facendo a distanza, piuttosto che l'e-commerce, piuttosto che i temi di diritto ambientale, ci sono un'infinità di temi interessantissimi per cui il diritto è inevitabilmente un passaggio, diciamo, fondamentale, appunto, in cui uno studente può trovare punti o sbocchi interessanti. Credo anche che in generale il diritto e la materia, insomma la giurisprudenza, possono dare da tantissimi e vari sbocchi professionali. E ovviamente, insomma, la carriera professionale dell'avvocato, più o meno tradizionale, civile e commerciale, quella la conosciamo tutti, però ci sono tanti altri campi dove appunto una persona che conosce bene il diritto può veramente avere una carriera brillante, che possono essere quella della consulenza, quella appunto delle start-up, la carriera pubblica, la carriera politica. Quindi credo che veramente apra tantissimi sbocchi ed è in un'epoca in cui il sapere, le conoscenze e il mercato cambiano e si evolvono così velocemente, così come proprio la cultura in generale. Avere una forma mentis giuridica che comunque apre la mente a vari temi, ai passaggi logici che poi sono implicati in tutta una serie di questioni professionali, secondo me è una formazione veramente invidiabile perché dà tanti sbocchi, non solo lo sbocco di fare l'avvocato o il giudice, che sono notevoli, sono interessanti, ma ce ne sono molte, molte di più per chi ha voglia e fantasia. Perfetto, io direi che siamo a posto, la ringrazierei anzi per le risposte, è stata esaustiva, sintetica, e quindi la ringrazierei per la disponibilità e la Grazie, un saluterei piacere. tutti. Arrivederci, grazie Arrivederci. mille.